Era lontano 2018 quando... Ah, scusate, devo cominciare sempre con... Gentili amici, buonasera, perché quell'unica volta che non l'ho detto me l'avete chiesto. Gentili amici, buonasera, alle 10:30 del mattino. Boh, andiamo avanti allora. Era lontano 2018, l'anno in cui mi avventurai, mi addentrai, mi insinuai, mi... Alexa, sinonimi di addentrarsi. Graziosa è una forma della parola grazioso. Tra i sinonimi di grazioso ci sono... Non t'ho chiesto graziosa! Sinonimi di avventurare... Mi spiace, non è chiaro. Partiamo bene. Sinonimi di addentrarsi. Doppiando è una forma del verbo... Sinonimi di avventurarsi. Guess, embarca, venture, hazard, speculation, pretend, stake e jeopardy. Ma in che lingua ha bestemmiato qua? Una parola pronuncia sinonimo di o contrario di, seguito dalla parola... Sinonimo di o contrario è un po' una bestemmia, però Alexa, con le virgole, stiamo molto attenti, eh? Vabbè, quindi il 2018 è stato l'anno in cui mi sono approcciato pure io agli smart speaker, agli assistenti vocali, non ancora alla domotica perché non avevo assolutamente nulla di smart in casa, e sono sempre stato scettico pure io, ho sempre pensato che dopo i primi test cazzeggiativi, un po' di domandine stupide a caso, un po' di insulti, tanti insulti, potessero diventare soltanto degli accumulatori seriali di polvere, soprattutto con quel tessuto lì che Maria Santissima De Filippi. Però mi sono dovuto ricredere oppure no? Scopriamolo dopo la sigla. La risposta è ovviamente sì, e questo video è rivolto a voi scettici, voi increduli, voi bastardi... No, stiamo calmi. Comunque, voi che come me all'inizio non avete creduto e non state ancora credendo nelle potenzialità magari di questa tecnologia, li ritenete ancora molto stupidi e non avete voglia di fare degli investimenti in questo settore. Però voglio chiedere anche il sostegno morale di chi invece li ha da tempo o comunque si è addentrato insomma in questo mondo. Scrivete nei commenti le vostre esperienze, quali sono i vostri utilizzi degli assistenti vocali, insomma, qual è stato il vostro addentramento, abbastanza dentro così, no? Addentramento nel mondo... Io vi dico la mia esperienza, come vi ho già detto, sono partito senza avere nulla di smart in casa, quindi non è obbligatorio avere qualcosa di smart, di domotico, per poterli sfruttare al meglio. In realtà ci sono tante, ma tante cose banali, stupide, che però nella quotidianità possono fare anche senza appunto spendere miliardi sulla domotica. Quindi le prime interazioni sono state appunto Alexa esplodi, Alexa datti fuoco, Alexa impiccati e tutta questa serie di cose molto carine e pacifiche nei suoi confronti. Però ovviamente ci sono anche quelle cosette un po' più serie come i promemoria, i timer, un po' di musica, ricerche web, tutte ste cosucce qua. Ecco, parto dalle ultime, dalle ricerche web. Forse molti sono portati a pensare che sia quello magari il loro valore aggiunto, magari la loro utilità, forse, non dico principale, però una delle potenzialità di questa, di questa tecnologia, cioè il poter dare informazioni, no? Quello che chiediamo ci dovrebbero rispondere, insomma, con una risposta decente e sensata. Magari rispondono anche bene a domande secche, ma... Vi può interessare sapere il diametro di Saturno a cena? Il diametro di Saturno è di 116.464 km. Ma molto spesso non è così e quindi appunto molti dicono vabbè, sono una vaccata, sono stupidi, finita lì. Ma in realtà è proprio perché questa penso sia la funzione che faccia più defecare in assoluto. Per me non sono adatti a questo, non sono adatti a ricevere domande e a dare risposte in questo senso. Secondo me sono ancora veramente un po' troppo stupidotti per fare questo. Magari a questo ci arriveremo un domani, non lo so. Però non fermatevi a questo, non fermatevi a questa sensazione di deficienza, che è verissimo, sono deficiente. Però non fermatevi a questo, ma andate oltre. Pensate anche a tutte le cavolate quotidiane, le stupidate che possono fare, che possono svoltare, secondo me, nell'uso quotidiano. Quindi per le ricerche alzate le ciappette, vigliacchi, scansa fatiche e via, prendete lo smartphone e cercate, no? Questo è un promemoria. Appunto, vedete quanto la uso io nella quotidianità? Adesso ma... Basta! Questo è un promemoria. E quindi adesso forse vi sto per dire delle banalità, però voglio fare un piccolo riassuntino delle cose che magari sfuggono, che molti non pensano possano tornare utili, però... Secondo me sono quelle le cose più stupide, più banali, più sempliciotte, la vera essenza di questi assistenti vocali. E qui chiedo di confermare a chi li ha già
che quando queste cosucce banali stupidotte entrano poi nell'uso quotidiano e ogni giorno vi mettete a chiedere cose, interagire con questi assistenti, poi quando uscite di casa, andate in un hotel a casa di un amico, vi viene spontaneo dire Alexa accendi questo, accendi quello, accendi quell'altro. E adesso tutte le vostre vi saranno accese a dire mi dispiace, non ho trovato nessun dispositivo chiamato accendi questo, accendi quello e accendi quell'altro. No, sul serio però, e poi c'è il silenzio, la delusione più totale perché non ci sono. E questa secondo me è astinenza da assistenti vocali. Accendi cucina. Occhio alla lista, io partirei subito dal primo comando della giornata, il buongiorno. Con il buongiorno potete associare una serie di funzioni, cioè potete fare in modo che lei vi legga, che lei, lui, essi, loro, vi leggano le notizie della giornata, vi dicano il metodo, i promemoria che avete, gli appuntamenti della giornata e quindi vi fanno un bel riassunto che appena svegli siete ancora lì in dormiveglia. Ascoltate quello che vi dicono, ve lo fate uscire dall'altra parte perché in quel momento i neuroni sono ancora catatonici. Buongiorno. Innanzitutto datti fuoco. A Chioggia si prevede un allarme arancio per temporali per giovedì 19 dicembre. Davide, hai delle notizie non ascoltate. Da tecnologia. Huawei P Smart Pro è ufficiale e già in vendita in alcuni paesi europei come Polonia. Poi appunto, i promemoria sono la svolta. Ricordami alle 20 di darti fuoco. Ok. Te lo ricorderò alle 8. I timer, soprattutto anche se ne ve ne mettete uno in cucina, usate i timer per la pasta, no? Mi posta il timer da 10 minuti. Ma non tu di là questo! Pensate quanto fa cagare il microfono dell'Ecoflex, comunque il senso era questo. 10 minuti, a partire da ora. L'interfono tra più dispositivi in stanze diverse, anche questa è la svolta, se vi dovete comunicare qualcosa da una stanza all'altra. E siete sempre i soliti vigliacchi scansa fatica impestati, non vi alzate dalla sedia e comunicate direttamente tramite loro. O ancora meglio, l'annuncio è molto utile se uno deve chiamare dalla cucina. Oh, maledetto, va che è pronto! Oppure, ancora più bello perché poi queste due funzioni qui, cioè, diciamocelo, a volte, sempre, si usano per fare gli mega scherzoni simpatici, no? Tipo mettere The Wall! A tradimento durante la giornata, anche se siete fuori casa, magari. Annuncia. Qual è l'annuncio? Il bello di The Wall! Annuncio in corso. Il bello di The Wall! Dai, Davide, non lo vedi che sei impegnato? Ma come sei impegnato? bravo, comincio a contagiare pure i coinquilini. Quindi, anche per le stupidate però, è bello averceli. Un'altra stupidata, il poter riprodurre musica può essere molto banale, ma in realtà quante volte vi può capitare durante la giornata magari che ci siano quei momenti in cui avete voglia di ascoltare un po' di musica, magari mentre state facendo qualcos'altro, state un po' cucinando, che ne so, però comunque a volte rinunciate ad ascoltarla perché magari vi secca, che ne so, connettere uno speaker Bluetooth al telefono, connettere, accendi il Bluetooth, tacca questo, tacca quello, scegli la playlist, vai lì e scendono le balotas come sempre e a volte magari rinunciate e poterlo fare a voce così in due secondi, metti un po' di musica e via. Quanto tempo avete risparmiato? Poco in realtà, perché non è che ci voglia qua 3 ore, cioè, a fare sta roba, però capito? Questo è il gesto. E infine nella mia classifica c'è poi la domotica, che per carità non è da sottovalutare, ovviamente quello è un aspetto importantissimo per cui si vanno ad utilizzare questi assistenti vocali, però è una seconda fase, non è necessariamente detto che uno debba avere robe smart per sfruttare questi dispositivi. Certo, è meglio, e se è arrivata a quella fase poi, capito, poi alla fine, perché vi verrà poi da sé a dirvi oh ma sai che ho proprio voglia di impoverirmi e comprare tutte robe smart, e anche a quello non riuscirete poi più a rinunciare, perché una volta che ne comprate anche una alla volta, non è che dovete fare i mega acquistoni da miliardi di euro per comprarvi tutto smart, una roba alla volta, una presa, una lampadina, una ciabatta, robette così un po' alla volta, però pian piano
piano che le accumulerete, cioè poi vi verrà sempre più spontaneo dirvi però quell'altra roba, ma che schifo, non è smart, dovrebbe essere smart pure quella, e via di altri soldi, capito? Quindi lì c'è proprio la fregatura. Però se avete autocontrollo, un po' alla volta ve la potete rendere smart in tutta tranquillità, la casa, le cose principali almeno. E non è vero che bisogna spendere per forza miliardi per rendere smart tutto, perché che ne so, anche l'aggeggino stupido che vi nomino sempre, il Broadlink, che è quello che trasmette i raggi infrarossi, che consente di controllare dagli assistenti tutti i dispositivi dotati di telecomando a raggi infrarossi. Quello è fantastico e non costa niente, costa una vaccata. Questo è quanto, secondo me sono questi i veri principali utilizzi di questi assistenti. Non le ricerche, non, cioè, scacciamo il pensiero che sono veramente intelligenti, perché secondo me per fare quel tipo di cose, per rispondere alle nostre domande, darci proprio le informazioni che cerchiamo in quel momento, veramente servirebbe un livello di intelligenza molto superiore a quello attuale. Cioè attualmente hanno un quoziente intellettivo paragonabile a quello di Gian Piertolda. Senti chi parla, quello che straccio sempre a tombola. Sì, peccato che a tombola non serva avere quoziente intellettivo, va tutto a culo. Ah, dici, per cosa credi che estraggo sempre io i numeri? Ci metto solo i miei dentro. Ah, va la mona. Adesso chi è che ha il quoziente intellettivo più alto, Ti è. Detto questo, basta, vi rinnovo l'invito a scrivermi nei commenti quali sono gli utilizzi che voi ne fate, principalmente di questi assistenti, e se la pensate come me, cioè se anche voi, se ce li avete, confermate o meno quello che ho detto. Se non ce li avete, io fossi in voi comunque un pensierino, ma partite da ovviamente quelli più economici, quando sono in sconto, se volete, un po' di curiosità, un briciolo di non mi viene il termine. Andiamo avanti così. Vabbè, ormai ho tagliato, è passato pure del tempo, manco mi ricordo che Cristo stavo dicendo. Comunque andiamo avanti, basta. Mettete mi piacque, condividete il video, fate come Jerry. Condivido! Buon bricaggio a tutti e ci rivediamo ad un prossimo video.